Allora, sviluppare da precisibili, questo è il momento di oggi. Io sono Simone Dosi, ho 22 anni, vivo a Bologna, studio ingegneria informatica presso l'Università di Bologna. Sono Microsoft Student Partner, faccio parte appunto di questo programma di Microsoft di studenti coinvolti che hanno la funzione di coinvolgere gli studenti dell'università nelle tecnologie di Microsoft. Vi racconto un po' la mia storia all'interno del mercato dei videogiochi. Nel 2013 io a 17 anni ho lanciato il mio primo gioco per App Store, chiamato Space Quiz, che è un piccolo remake in chiave Endless di Space Impact, il gioco dei vecchi Nokia. In chiave Endless, Endless Run, quindi praticamente un gioco infinito e si basa sul fare il punteggio sempre migliore e raccogliere le monete per sbloccare customizzabili, eccetera. Nel 2015 partecipo per la prima volta a una fiera a Sviluppati, a Bologna, che è proprio in questi giorni è attiva, cioè Sviluppati. In questi giorni partecipo a Sviluppati portando il mio progetto della tesina delle superiori. E a Sviluppati conosco Ivan Venturi, che è anche presidente di Sviluppati, e con lui produco il mio primo audiogioco, Space Encounter. Da lì è passato abbastanza tempo, io e Ivan siamo rimasti in contatto e nel 2017 abbiamo fondato io, Ivan, Luca Contato, Mirko Venturi, che è fratello di Ivan, e Stefano Enneacadro, e abbiamo fondato l'associazione Audiovenus, che è questa realtà tutta italiana pensata per la promozione e per lo sviluppo di audiogiochi. Nel 2017 sempre abbiamo partecipato con Borobis invece, come piccolo team, abbiamo partecipato all'Hackathon Connected Abilities di Microsoft, in Microsoft House, in cui ci siamo classificati terzi. Facciamo parte del team, anche i due ragazzi qua nel pubblico. Parliamo ora di associazione Audiovenus. Come vedete, è nata all'inizio 2017, è nata dall'esperienza pregressa di Hip Production e di Tycoon Blue nello sviluppo di audiogiochi. In particolare, da Hip Production e Tycoon Blue abbiamo preso tutto il catalogo preesistente e tutto l'insieme di contatti e di list che avevamo con gli utenti, quindi tutti i rapporti con gli utenti sono stati praticamente traslati da Hip Production e Tycoon Blue fino all'attuale associazione Audiovenus. Perché l'associazione Audiovenus, abbiamo detto, per produrre innanzitutto nuovi audiogiochi, ma soprattutto con l'obiettivo di portare alla vita Emerick 3, il terzo capitolo della saga di Emerick l'Inquisitore, dell'audiogioco di Emerick l'Inquisitore, che era appunto tanto voluto da Enea, uno dei nostri soci fondatori, che appunto ha finanziato lui stesso la produzione dell'audiogioco. Parliamo. Sì? No, no, no. No, vabbè. Quello sotto si assomiglia alla Pink Dot Pop. Comunque, andando avanti, Emerick 3, appunto, vedete, attualmente in produzione, faccio parte del team di sviluppo, è il terzo capitolo della saga di Nicholas Emerick l'Inquisitore. È un audiogame totalmente story driven, quindi tutto basato sulla storia anche passata dei precedenti capitoli. È un RPG roguelike, infatti noi saremo all'interno, è un gioco di ruolo, noi saremo all'interno di questa mappa che sarà esplorabile secondo il pattern roguelike, quindi a caselle, noi ci sposteremo di caselle, avremo vari avversari, dialoghi, interazioni con la mappa e con gli oggetti che troveremo in mappa. E il nostro obiettivo appunto sarà di chiudere il cerchio, completare il cerchio della saga di Emerick l'Inquisitore. Appunto, come ho detto, uno dei nodi cardine del gioco è l'esplorazione, con la raccolta di oggetti, eccetera. I combattimenti, avremo questa schermata, ad esempio, che ho unito al gioco, è una schermata di combattimento del gioco, e l'intero gioco è accessibile naturalmente, quindi è un gioco pensato per i non vedenti, ma con anche una componente visiva. Proprio per cercare di rendere accessibile il gioco a tutti, non fare sarebbe un po' un controsenso a quel punto lì. I dialoghi, abbiamo detto, quindi in mappa troveremo anche dei personaggi con cui interagire, con cui dialogare, sia per fare delle scelte che ci porteranno a finale della storia differente,
differenti sia per appunto ottenere oggetti, ottenere pezzi che ci serviranno per sbloccare nuove parti della mappa, eccetera. Per farvi capire un po' la dimensione del gioco, dell'audiogioco, Emmerich 3 include più di 20.000 parole da doppiare, che vi assicuro che per un audiogioco è veramente tanto. Parliamo adesso dell'hackathon, di questa esperienza un po' particolare, che però ho voluto inserire all'interno della presentazione. L'hackathon Connected Ability, organizzato da Microsoft l'anno scorso, in questo periodo, ha organizzato questo hackathon che aveva come obiettivo il creare un applicativo, un software in 24 ore puntato all'accessibilità. Quindi con in mente il creare qualcosa che riuscisse a migliorare la vita di quelle categorie che sono più spesso in difficoltà, quindi o che non riescono ad accedere a determinati servizi, a determinate cose che noi diamo per scontate, no? E quindi noi come team ci siamo dati come obiettivo, dato che conoscevamo già l'argomento, di creare un applicativo, un gioco, un audiogioco per non vedenti, presentandolo come qualcosa che potesse dare divertimento e potesse far videogiocare una categoria, cioè i non vedenti, che di solito difficilmente gioca e soprattutto, cosa più grave, non conosce il gioco. Abbiamo conosciuto anche in fiera un sacco di non vedenti che era la prima volta che sentivano parlare di giochi accessibili. E quindi appunto ci siamo dati questo obiettivo, eravamo in quattro nel team, quattro l'ho scritto tutto fare, per il semplice fatto che io ero programmatore e tutti gli altri direi che si sono un po' inventati le cose da fare. Adesso abbiamo per esempio Martina che era qua con noi, tipo lei faceva i doppiaggi di gioco, ha scritto una bozza della storia, Gianmaria faceva un po' di tutto, modellazione 3D e eccetera, quindi appunto un po' tutto fare, un team di tutto fare. Abbiamo costruito un audiogioco a nome Castle and Dragon Flame, quindi anche questo era un gioco story driven e RPG, e ci siamo classificati terzi appunto a questa competizione tra virgolette storica. Perché? Adesso arriviamo al punto, arriviamo alla discussione fondamentale. Perché sviluppare un gioco accessibile? In questo caso parliamo di giochi accessibili. Per vari motivi possiamo sviluppare un gioco accessibile, dovremmo almeno. Perché è un mercato in forte crescita. Questo è, come vi farò vedere anche dopo, il trend ci dice che in generale anche le grandi aziende stanno iniziando ad interessarsi a quello che è il problema dell'accessibilità e soprattutto rendere il gioco, in questo caso, accessibile a mercati che normalmente fino adesso non hanno avuto un ingresso facile al videogiocare. Perché è un gioco accessibile? Perché ha un basso costo di ingresso. Come vedete, la maggior parte dei giochi che noi abbiamo pubblicato non avevano un budget superiore ai 1.000 euro. E questo vi può far già capire che è più semplice, e soprattutto anche per pubblicare su determinati canali, pubblicare su determinati canali di pubblicazione come Apple Store, il costo dell'Apple Store è un centinaio di euro l'anno, contro per esempio pubblicare su un gioco su Xbox, per dire, pubblicare un gioco su Xbox, oltre al costo proprio di arrivare sulla piattaforma, cioè anche solo il produrre un gioco all'altezza per le loro review, in più dopo loro devono controllare questo gioco, quelli di Sony, in generale i giochi console devono essere controllati, e questo controllo da parte di Microsoft e di Sony costa svariate migliaia di euro ogni controllo. Il portale Steam non lo attualmente non lo, cioè l'abbiamo valutato, ma non lo stiamo percorrendo per un semplice, almeno nella nostra realtà, nella nostra sezione, per il semplice fatto che Steam si prende una parte naturalmente dei soldi che noi, tipo tu vieni in gioco a 10 euro, Steam si tiene il 30%. Non è quello che fa lo fa anche l'Apple Store, ma noi abbiamo un sito che dice i giochi PC li vendiamo separatamente, quindi noi facciamo pagare direttamente con PayPal e li paghiamo semplicemente solo l'IVA sul videogioco, cosa che invece Steam naturalmente
anche Valus deve prendere la sua parte. Perché ci sono già accessibili per raggiungere un nuovo pubblico, come abbiamo detto, appunto, raggiungere appunto questo pubblico che per ora non è stato, a cui nessuno o pochi sono arrivati. E perché c'è una concorrenza limitata, in pochi sono arrivati a questo pubblico e in pochi appunto pubblicano per questo pubblico, e quindi ci permette di avere poca concorrenza e in generale di subire meno la concorrenza altrui. C'è poca, c'è tanta richiesta e poca offerta. E poi c'è la possibilità di profitto per i piccoli team. Cioè, piccole realtà hanno la possibilità di produrre un gioco a basso costo, naturalmente, di pubblicarlo, anche chiedendo anche un prezzo, come diciamo, cioè noi offriamo giochi che per adesso sono tutti a pagamento e questi giochi vengono comprati. Mentre nello store come appunto Steam, pensare di rilasciare un videogioco a pagamento comunque della qualità, della qualità visiva di questi sono i nostri audiogiochi, non venderebbe niente, perché appunto vanno incontro ad altri tipi di necessità. Cosa perché dicevo Steam, a differenza degli altri portali, è l'unico che permette di spingere tutto quel filone di gaming, certo, che non troverai mai su certo, esatto, il fatto che questo appunto, quello che voglio cercare di far capire è che questo è un mercato un po' particolare e cioè questo sicuramente è un mercato in cui gli indie devono buttarsi e devono essere i primi a buttarsi, perché come spiegherò anche più avanti è più difficile per una grossa azienda, si piglia il rischio di lanciarsi in questa realtà, mentre appunto i piccoli team possono avere reali profitti da questa dei giochi accessibili. Andiamo avanti, appunto vi stavo dicendo che qualcosa anche lato dei grandi si sta muovendo, sta crescendo l'interesse delle grandi società verso l'accessible gaming. In particolare il 16 maggio, due giorni fa, Xbox ha presentato questo particolare controller, l'Adaptive Controller. Questo controller con questi due tastoni giganti è programmabile. Quindi dalla nostra Xbox noi potremo programmare con due tasti e decidere cosa fargli fare, ma soprattutto sul retro, qua vedete questi simbolismi che non vale la pena, sul retro di questo controller sono presenti tanti ingressi analogici che ci permettono di collegare degli accessori esterni, e questi accessori esterni possono essere usati per creare dei bottoni, per dire da inserire su un piede, da mettere sotto il piede, da battere col piede, oppure comunque da inserire accessori che ci permettono di avere altri tipi di interazioni con questo controller. Andiamo avanti, qua ad esempio ci sono alcuni tipi di interazioni, per esempio c'è una persona in carrozzina che addirittura ha i controller che si è attaccati direttamente alle mani, oppure c'è una persona senza una mano che oltre a usare due pulsanti molto grandi sul controller ha anche un pulsantone sotto il piede per avere un altro canale di input, quindi questa soluzione può essere molto interessante. Sicuramente fa piacere vedere che un'azienda grande come Microsoft si stia attivando si stia attivando per rendere il gioco accessibile e renderlo accessibile sulle console, quindi su dove ci sono la maggior parte degli sviluppatori grandi, diciamo. Ma allora, cosa stiamo aspettando? Abbiamo messo una foto di Zio Paperone che si lancia dentro i soldi. Cioè, sembra fantastico, no? Il mondo di giochi accessibili, cioè come concorrenza, si possono fare soldi, cosa stiamo aspettando? Facciamo attenzione, perché non è così immediata la cosa. Naturalmente i giochi accessibili hanno anche hanno dei requisiti per essere accessibili, che li rendono forse un po' meno appetibili per entrambi i mercati, quindi sia per il mercato consumer standard che per il mercato dei non vedenti, eccetera eccetera. Uno dei principali problemi è il fatto che ogni utente ha dei bisogni diversi. Come abbiamo visto, il controller di Microsoft era particolare perché aveva la possibilità di collegare tanti accessori ulteriori che lo rendeva compatibile con i vari bisogni
degli utenti diversi, quindi c'era quello senza la mano, c'era quello che poteva muovere solo i piedi, eccetera, eccetera. Se vi consiglio di andare a vedere il video di presentazione di questo controller che fa vedere molte casistiche, e quindi però ci rendiamo conto che fare un software, dobbiamo creare un software che invece si interfacci con tutti questi bisogni diversi, e per dire, naturalmente il giocatore non vedente non ha gli stessi requisiti, cioè non ha le stesse richieste di un giocatore che ha quindi manca una mano, per dire. E questo è uno dei problemi con cui confrontarsi. L'altro problema è il fatto delle interazioni limitate, cioè che noi dobbiamo creare un gioco che abbia delle interazioni semplici, comprensibili, e che siano, compatibili col tipo di handicap, in questo caso, che ha la persona. Un esempio che farò dopo, per far vedere uno dei nostri audiogiochi, che appunto ha dovuto prendere delle scelte di design che per far sì che il giocatore non si perdesse all'interno del gioco, perché naturalmente se noi iniziamo a promuovere un giocatore non vedente in un ambiente 3D senza dargli determinati input per farlo orientare, si rischia che appunto questo inizia a girare su se stesso, non trovi i punti di riferimento e si perde l'ambiente 3D e non si diverta, che è quello il problema fondamentale. E quindi conviene sempre limitare le possibili interazioni a qualcosa di familiare o qualcosa comunque di facilmente comprensibile. L'altro problema è farsi conoscere. Il nostro principale problema a livello di associazione è arrivare all'utente. Cioè, non è tanto il creare altri giochi, perché come abbiamo visto, creare il software è... Noi creiamo soprattutto giochi per non vedenti, cioè solo giochi per non vedenti. E il problema non è tanto creare, perché abbiamo visto hanno un costo limitato, eccetera. Il problema è proprio farsi arrivare all'utente finale, perché come ho detto, abbiamo fatto la fiera di Endymatica a questo novembre, e in Endymatica ci siamo resi conto che un sacco di persone non conoscessero l'esistenza dell'audio giocare. E quindi c'è ancora abbastanza ignoranza su questo, e noi ci teniamo appunto a fare questo tipo di eventi per far conoscere questa realtà. L'altro problema è rimanere in contatto. Sì, prego. Però volevo dire, Endymatica, qual è stato il feedback che ricevo? Il fatto che nessuno conosceva. No. Sono due feedback separati. C'era il fatto, c'era un'enorme voglia di giocare, anche su persone che mediamente, cioè persone non affette, per esempio, da handicap, a quell'età, c'erano dei signori cinquantenni, 55 anni per dire, che volevano giocarci, volevano provare, avevano effettivamente voglia, mentre è più difficile vedere questo entusiasmo da parte di una persona 55enne, esatto, che non è un vedente appunto. E un altro feedback era appunto, cioè naturalmente era da una parte il fatto che i nostri giochi sono troppo difficili, nel senso che ci siamo resi conto, facendo giocare i giochi, che proprio per questo problema, che la gente non conosce il videogiocare, cioè non si è mai approcciata, non ha mai fatto una crescita nel videogiocare. Quindi esperienze, anche di come si comanda un gioco, cioè. Arrivo un secondo. E quindi il loro problema era creare, era proprio imparare a giocare, e quindi ci siamo resi conto di dover creare giochi su due livelli. Cioè giochi che possono scalare in base alla... Sicuramente c'è anche l'invenzione dei giochi, si sente a fare una serie di livelli, esatto. Di istruzioni, esatto. Scusami, visto che stiamo mentre parlo di presentazione, va bene anche che roba di istruzione. Sì, siamo. Io sono arrivato un attimo dopo, mi sembra di aver capito che tu sei di Bologna, che l'associazione è in Bologna. Sì. Farsi conoscere, volevo. Ok. Qui siamo all'Istituto Cavazzi di Bologna, l'Istituto di Medici, cioè, io lavoro qui da tanti anni ormai. E avete contatti con l'Istituto? Noi abbiamo contatti con l'Istituto e... Cioè, sì, forse con noi l'Istituto, non so se lo sapete, ma ho delle diffusioni a livello almeno nazionale, se non oltre, certo. Due, e qualche domanda successiva. Hai detto, spiegato che è in successo, io non ho avuto mai piacere di vedere, ma colpa mia non ho avuto mai tempo per vedere, sapevo che lo stesso successo, ma non ho avuto il tempo di provare. E i test, avete persone, avete infatti arrivano a... No, anche qui, qui abbiamo la materia prima. Certo, una cosa che non ho detto, che è importante, vado a dire che uno dei nostri soci è un vedente.
Stefano Eneatabra. Okay. Lui è non vedente ed è lui che ha voluto il terzo capitolo del vostro test. E lui è il nostro. Lui è il nostro. Va benissimo, però. Avere un pubblico, certo. una serie di persone anche con le schiene diverse, qui gli utenti hanno bisogno diversi, ma il cieco, ogni singolo cieco ha bisogno diverso. Il cieco è cieco, ma non è che perché il cieco uguale a tutti gli altri ciechi. Certo, assolutamente. E appunto, un altro dei problemi è appunto rimanere in contatto con le persone con cui si inizialmente. Noi ci facciamo conoscere, però il problema è che non è incontrato con queste persone per fargli sapere che sono i nuovi giochi, che sono gli aggiornamenti, soprattutto molto importante, e appunto per avere un feedback diretto su questo gioco, ti diverte, questo gioco, cosa ne pensi, come potremmo migliorarlo, eccetera. Abbiamo parlato appunto di utenti con bisogni diversi, abbiamo diversi problemi di handicap, in primis. Abbiamo il fatto che ci sia un'esperienza generale diversa sull'utilizzo dei mezzi informatici, cioè ci sono persone che magari proprio il computer non lo utilizzano, oppure che lo utilizzano raramente, eccetera. Abbiamo l'altro problema che dicevo prima, è il fatto che ci sono persone che non hanno esperienza nei videogiochi, e insomma quando devi cercare di vendergli un audiogioco, un videogioco è un problema. E anche il problema della piattaforma di destinazione. Noi abbiamo anche questo problema, noi per ora pubblichiamo su PC, Mac e iOS, Android per adesso lo stiamo tralasciando per il fatto che è poco adottato all'interno della comunità non vedente, anche se col tempo sta pian piano prendendo piede. Posso chiedere come si è realizzata? Cioè, voi fate adesso c'è una piattaforma diversa? No, noi facciamo piattaforma, abbiamo multipiattaforma sviluppata in YouTube. Generalmente, oppure in construct, quindi JavaScript. Sai, il passaggio in Android non è molto. Cosa? Il passaggio in Android non è molto complicato. Il problema non è il fatto di pubblicare su Android, che è una sciocchezza. Il problema è il seguire tutte le problematiche che derivano dal lancio su una determinata piattaforma. Cioè, se noi alla fine dobbiamo lanciare su una piattaforma per avere 30 utenti su una piattaforma, è più la spesa che è più oneroso che appunto il guadagno che ci viene fuori. Interazioni limitate, cosa intendevo? Innanzitutto intendevo il fatto che non è un videogioco normale e che, come dicevo prima, non bisogna lasciare che il videogiocatore si perda all'interno del videogioco. E poi non bisogna naturalmente complicare l'utilizzo del gioco, cioè il fatto che i videogiochi moderni sono pieni di una serie di interazioni che sono fatte apposta per complicare il gioco, per renderlo più avvincente, eccetera. Nell'audiogioco, soprattutto unire più sessioni di interazioni differenti, faccio un esempio, in un videogioco come possiamo immaginare Tomb Raider, per dire, potremmo trovarci ad arrampicare un muro e a sparare a dei nemici contemporaneamente. Questo gioco, questa cosa in un audiogioco o non va fatta o va evitata per evitare di creare confusione su dov'è la tua posizione, dove sei voltato, eccetera, o se si fa va simulata con un minigioco, nel senso che bisogna appunto evitare che inserendo troppe tipi di interazione differentissime, cioè cose differenti che l'utente deve fare nello stesso momento, che l'utente si perda e finisca per dire che non sa più dove diretto, eccetera. In base alle community, qua abbiamo messe le tre principali su cui noi ci affacciamo in questo momento, che sono eldergames.net, che è il forum più grande al mondo per quanto riguarda i videogiochi per non vedenti. Apple Vis, che è un altro importante blog che riguarda le tecnologie Apple per non vedenti, e naturalmente Universe Access. Vado avanti con la presentazione e dico perché è importante sviluppare le community per capire innanzitutto le necessità degli utenti, per farsi conoscere, per fornire supporto, quindi abbiamo detto ad un utente che non riesce a far andare sul suo computer il gioco e cerchiamo di capire il perché, e cerchiamo di risolvere soprattutto il perché, quindi il bug fixing, e per aggiustare il tiro. A noi
a noi è successo che un sacco di persone, soprattutto io non c'ero ancora nel gruppo, era quando c'era proprio Ticon Blu, il primo gruppo che si occupava dei giochi, quindi i primi Emerick, avevano parecchi bug, comunque erano dei videogiochi che erano stati adattati ad altri giochi, e questo ha portato sì che parecchie persone della community fossero arrabbiate con Ticon Blu, quindi a tuttora siano ancora arrabbiate per quello con l'associazione, anche se l'associazione non c'entra più niente con lo sviluppo di Ticon Blu. E quindi per questo c'è stare il tiro, cioè capire quando i giochi sono venduti per dire a un prezzo troppo alto, a un prezzo troppo basso addirittura, quando i giochi non sono pronti per essere rilasciati, ma vengono lasciati lo stesso, e quindi cercare di capire cosa non fare più o cosa fare la prossima volta che si lancia il gioco. Poi naturalmente rimanere in contatto, come avevo detto, per la comunicazione dei nuovi prodotti, per la comunicazione degli aggiornamenti, per la ricerca dei tester. Noi abbiamo una mini list di tester internazionali anche, e comunque dopo può essere interessante sentirci per i tester italiani, perché è fondamentale, soprattutto noi ci rendiamo conto che non viene creare un senso di appartenenza. Cioè, se noi abbiamo degli utenti che si sentono proprio audiogiocatori e giocano tutti i nostri giochi, e appunto sembrano parte di questa, tra virgolette, grande famiglia tra sviluppatori e audiogiocatori. E questo fa sì naturalmente che si crea un bel clima quando si sviluppa un gioco e quando lo si rilascia, perché si hanno i feedback direttamente da queste persone che ti inviano la mail, che ti chiedono quando uscirà il prossimo capitolo, esempio, della saga, eccetera. Adesso, esatto, la slide linda. Adesso faccio questo slide, è un po'. Queste prossime due slide sono un case study del nostro ultimo videogioco. Lo ricordo prima, stava questo. Esatto. E il nostro ultimo videogioco che è Audiomoto Championship, intanto faccio partire sotto il video. Che si sente. Si deve caricare. Leventino, scusate. Non mi ricordo del mouse? È la versione inglese questa. Si carica comunque. Turn voice over on. It means headphones for a better experience. Welcome to Audio Moto Championship. Use the left and right arrow or tap to scroll the options. Press space or enter to confirm. Press escape to go back. Questo è l'esempio appunto del nostro gioco del menu principale. Come si controlla? Direttamente con la tastiera, con le classiche interazioni, con tab si scorrono le opzioni, con lo spazio, sì. E voice over, o juice, connette, esatto. Posso interagire? No. No. Il gioco che parli all'inizio del gioco dice disattiva voice over, okay, per una migliore esperienza di gioco. Perché così tutti i nostri due giochi sono doppiati e hanno il loro voice over all'interno, il loro narratore all'interno. E infatti continua a fare. No, io non sono valore. Continua a parlare sotto. E adesso qui la facilità di disabilitare lo screen. Esatto. Questo è l'esempio della gara. Se all'interno c'è uno spazio 3D in questo gioco, è una gara di moto, cioè ispirato alla MotoGP, quindi abbiamo le tre classi, 125, 250 MotoGP, in varie località. Le località sono delle città del mondo, quindi però non so, siamo in una pista un po' strana, cioè non come quella della MotoGP, siamo delle piste in mezzo alla città oppure sulla spiaggia, questo per ricreare delle ambientazioni sonore un po' variabili che rendono più immersivo il gioco per il giocatore. Abbiamo il gioco, come vi ho detto, per rendere più appunto divertente la cosa, abbiamo inserito alcuni minigiochi, come all'inizio del gioco dobbiamo tappare velocemente per scaldare il motore, per partire in vantaggio, abbiamo dei sorpassi all'interno del gioco, poi appunto c'è una classifica, cioè quindi a fine gioco, a fine partita saremo piazzati in una certa posizione della classifica che andrà a influire sul nostro partire nelle gare successive, eccetera, eccetera.
vado, stoppo il gioco. Adesso vediamo se funziona. Scusate per questa live con YouTube, è problematico. Ok. No. Quanto costa questo gioco? Attualmente costa 9,90€, però dovremmo andare scontato nel prossimo mesetto a 6,90€. Il prezzo chi lo decide? Chi lo fa? Noi l'associazione facciamo. Il mercato. Esatto. Esatto. Nel senso, sì, appunto, noi come associazione inizialmente di solito partiamo con un modello abbastanza semplice, noi partiamo con il gioco a quindi 15 o 20 euro secondo il tipo di gioco, e poi nel tempo va a avere vari tagli e soprattutto spesso viene anche pubblicato dopo un po' di tempo con delle offerte, tipo un pacchetto di giochi a 6 giochi a 20 euro. Quindi uno si può portare a casa appunto 6 giochi al prezzo di meno di 5 euro l'uno. È ricavato dalla vostra associazione? Sì, il ricavato va una parte all'associazione, una parte naturalmente in tasse, e naturalmente viene divisa tra i vari sviluppatori del gioco. Giustamente. E adesso se riesco a uscire da questa slide. Ok. Allora, abbiamo parlato di Moto Champions, vi ho fatto sentire, Moto Champions, cioè un gioco di corse, il target sono ipovedenti e non vedenti, è sviluppato da una sola persona, Fabio Scita, che è stato un tirocinante presso la nostra associazione. L'engine di gioco è Unity 3D con l'implementazione di F-Mod, che è un engine sonoro, è un engine sonoro che viene utilizzato anche in parecchi giochi AAA. Quindi ha delle grosse potenzialità. Il costo del gioco, per darvi un metro di paragone, è sotto i 1000 euro. E è disponibile su PC, Mac e iOS. Il prezzo di vendita è stato di 20 euro al lancio, e 20 dollari al lancio, scusate. E le unità vendute ad oggi, guardate che è stato lanciato più o meno in questo periodo dell'anno scorso, un po' più tardi, verso fine giugno, scusate. Le unità vendute sono circa sono superiori alle 500. Il tempo? Quando c'è adesso? È stato sviluppato in 4-5 mesi da un tirocinante, quindi lo faceva dopo l'università. Appunto, abbiamo molto semplice, che include varie modalità, quindi la modalità gara singola, il campionato, eccetera, eccetera. Le diverse ambientazioni sonore, quindi diciamo che sono parecchie importanti nel gioco. Scorriamo su una pista che va dal bosco alla città al mare. Abbiamo un doppiaggio umano, questo è veramente importante, nel senso che i nostri inizialmente alcuni giochi includevano addirittura il doppiaggio fatto da tipo dalla sintesi vocale. Avere un doppiaggio umano ti permette di rendere molto più immersivo la questione, avere un narratore vero di fianco a te, avere, come in questo caso possono essere i tuoi tecnici al box che ti dicono come stai andando nella gara, è molto meglio, più immersivo. Hai un narratore appunto di gioco che impartisce gli ordini al giocatore, gli dice cosa deve fare in quel momento, oppure gli dà informazioni su quello che sta succedendo intorno a lui. Il percorso è chiuso, noi non possiamo uscire dalla pista, semplicemente possiamo andare contro i bordi della pista che ci faranno del danno, ci daranno dello svantaggio, e poi saremo rimessi in pista. I comandi sono abbastanza semplici, abbiamo l'accelerazione, la frenata, la sterzata, e per finire abbiamo appunto questi due minigiochi principali, il minigioco della partenza, quindi per acquistare la posizione migliore oppure per sorpassare, e per essere sorpassati abbiamo questi minigiochi. Come funzionano questi minigiochi della partenza? Allora, per la partenza, ad esempio, è un minigioco ispirato a quello di Super Mario Kart, quindi noi dobbiamo premere molte volte sulla freccia su per continuare a accelerare senza però mai esagerare, nel senso che avremo un suono di sottofondo che si alzerà sempre di più, ma non dobbiamo farlo suonare una certa nota, tra virgolette, perché sennò il motore si ingolfa e noi partiamo con dello svantaggio. Mentre se facciamo un minigioco bene, acquisiamo un boost iniziale nella partenza, e per i sorpassi invece è più semplice, nel senso che noi
la posizione dei giocatori, degli avversari sarà simulata e quando partirà un evento di sorpasso noi dovremo fare in modo di mantenere una velocità maggiore o uguale a quella attuale. Se noi riusciamo a aumentare la velocità evitiamo il sorpasso o effettuiamo il sorpasso. Se invece rallentiamo o veniamo sorpassati da quello che ci stava sorpassando oppure non riusciamo a sorpassare quello di fronte a noi. La domanda finale è: e io come posso iniziare a fare un audiogioco, a sviluppare un audiogioco? Innanzitutto chiedo se qua sono persone tecniche, cioè dello sviluppo. Beh sì, io sono sviluppatore. Sì, in generale. Cioè, sono più per me sviluppatore elettronico, di dispositivi elettronici, hardware, accessibili. No, io sono applicativo web, faccio parte della grande fondazione Aspico che organizza okay, sì. E nulla, no, i giochi che credo di fare qualcosina a fare, c'è un po' di giusto. Ok. Io lavoro qui in istituto da 30 anni, sono ingegnere elettronico, per cui mi occupo di accessibilità, di usabilità, di sviluppo software per ceti. Il gioco è una cosa che è sempre stato un desiderio, ma non ci siamo mai applicati, ma non perché, cioè, per mancanza di tempo e anche per mancanza di stimoli, perché se venivano gli stimoli magari, ecco, quindi ero curioso di vedere come l'approccio, il vostro approccio. E io come posso iniziare a sviluppare un audiogioco, per esempio, un audiogioco accessibile? Innanzitutto dobbiamo selezionare bene un target, cioè un gruppo di persone, una necessità. In questo caso noi abbiamo selezionato i target delle persone non vedenti e non vedenti. Studiare le richieste di quel target. Perché vi ho fatto vedere la demo Championship in particolare? Perché le persone non vedenti vorrebbero tantissimo guidare. E appunto non cattivate. Esatto. Loro, i nostri giochi che vengono più sono tutti giochi di guida. E allora ci sono perché. No, è vero, anche nella realtà, tutti i giochi. Se si ha la possibilità di farli guidare la macchina nera e non si pensare, sono le persone più felici del mondo, questa è l'esperienza personale. E quindi appunto studiando quel target capiamo quello che può piacere di più, quello che può piacere di meno, eccetera. Dobbiamo mettere sempre, quando iniziamo a sviluppare un gioco, per accessibile, dobbiamo sempre mettere l'accessibilità al primo posto, non mai scordarci, cioè non partire a farci viaggi su come quell'interazione lì può essere divertente, eccetera, senza prima esserci piantati i piedi per terra dicendo bene, questo gioco è bello, sì, fatto così può essere bello, però dobbiamo ricordarci sempre che deve essere accessibile a quel target. Dobbiamo scrivere un GDD, cioè un game design document. Quindi dobbiamo prima scriverci tutto quello che il nostro gioco deve fare e non deve fare, per non perderci poi nello sviluppo, nel strabordare, nel far di meno, eccetera. Ce lo scriviamo prima e procediamo seguendo una scaletta ben fatta. Iniziamo poi a sviluppare il nostro videogioco, investendo tanto sulla qualità. Noi soprattutto sulla qualità del gioco estero, soprattutto, spendiamo veramente tanto, cerchiamo dei doppiatori che siano all'altezza del gioco. Una cosa che non ho detto è il fatto delle quantità più o meno di quanto vendiamo in Italia, perché quando vendiamo all'estero, in Italia venderemo malapena un 20%. Quindi, eppure se... Il 20% della vostra... Esatto. Sì, tra Germania e Stati Uniti soprattutto. Quindi... Sì, ma è anche... anche proprio storicamente anche comprensibile, cioè, gli europei in generale solamente negli ultimi anni stanno apprezzando l'output dettato dalla sintesi grafica, qui in Europa siamo abituati a toccare il braille, in America è contrario, negli Stati Uniti sta accadendo sempre, non a caso, voice over per dell'Apple è poco usato dai realisti. Mi sono anche le concorrenti. Sì. Ma perché in America in Braille è conosciuto poco, comunque poco. Quindi è una questione culturale. È una questione culturale, esatto. No, culturale. E Braille è nato in Francia 150 anni fa. Quindi è stato adattato ai paesi anglofoni
con molto ritardo rispetto ai paesi invece soprattutto per esempio i primi che hanno sempre la sintesi vocale, cioè quando esce un nuovo sistema vocale cioè di sintesi vocale è sempre in inglese assolutamente sì e quindi la qualità della lingua, cioè la qualità della sintesi è molto migliore eccetera. Domanda? Sì. Hai detto che il cliente, comunque il consumatore è diciamo un prodotto internazionale, quindi fuori dall'Italia. Le due comunità italiane e internazionali si, diciamo, si collegano in qualche modo, si interfacciano tra di loro, sono diverse? Tramite soprattutto la comunità, allora, bisogna fare, se, il problema della comunità è il fatto anche che spesso le comunità sono parecchio chiuse tra di loro, quindi abbiamo dei forum per dire di persone che non che comunicano per i giocatori italiani, che sono su questo forum, che parlano tra di loro, ma è raro trovare, cosa che invece nei videogiochi normali è più comune, trovare elementi della comunità di un paese che si interfacciano generalmente sul mercato internazionale. Ad esempio vanno su un blog internazionale come può essere audiogames.net. È raro, si trovano utenti italiani che vanno sugli per dire, i siti internazionali dove si parla di videogiochi, dove soprattutto c'è molto fermento. È raro, ci sono, ma è raro. E comunque si fa su cioè questo tipo di interazione sempre. Noi, e questa è una cosa che ci manca, nel senso che noi non forniamo un forum, cioè la piattaforma di riferimento per la comunità. Sì, sì, certo. Istruzioni tutto dal sito, sì, naturalmente. Domande tipo, eccetera. Il problema è che noi forniamo un canale nostro di comunicazione, a parte sulla nostra pagina Facebook, però è diretta verso di noi. E, perché generalmente appunto la discussione legata agli audiogiochi avviene su questo mega forum internazionale che è audiogames.net, cosa che manca appunto è ai videogiocatori italiani di affacciarsi su questo portale, che spesso tra di loro parlano tra di loro su Facebook o nei gruppi di Facebook eccetera, ma non riescono mai a trovare anche l'audiogame esterno. Ma una campagna di sensibilizzazione appunto verso queste realtà, appunto anche in collaborazione con la voce del dire anche in collaborazione con nazionale, magari in futuro sarebbe un obiettivo. No, sicuramente questo è il nostro interesse fare questo tipo di cose. Se qualcuno vuole già comunque frequentare il forum, fate già comunque di interventi a maggior ragione. Io che sono il giocatore finale, conosco il vostro gioco, conosco che ci siete voi che esiste pure questo forum, andando lì vedo in realtà è popolato, è attivo, anche da parte vostra. È un feedback positivo, cioè almeno un giocatore mi vuole sapere che se dovessi cercare qualcosa sono obbligato. Ma mi sono anche un sacco di, oltre a utenti iperattivi su questo forum, cioè persone che hanno giocato per dire, su questi forum proprio persone che si sono scaricati gli emulatori dei vecchi camminati, li hanno modificati per renderli accessibili, gente che ha reso accessibile nella slide, nei modi interattivi. Ma come ha fatto? Non ho idea. A proposito. Una domanda. Non ho idea. Sono mai, cioè quelli usano la magia oscura. E dove si trova questa slide accessibile? Audiogames. Se tu cerchi audiogames.net, sì, lo conosco, Non ho idea, cioè, è una di quelle leggende di questo sito, cioè c'è gente che tipo i vari tech, i vari giochi di lotta, i vecchi giochi da camminato li ha resi accessibili. Devi provare a cercare su questo forum. Gratuiti penso. Penso gratuiti, sì. Ah, ok, quindi li posso trovare tranquillamente. Sì. Ma altro tipo di richiesta invece, io fin da ricompetente ero un grossissimo videogiocatore, okay. Adesso mi piacerebbe diciamo tornare a giocare con quei giochi e per esempio mi piacerebbe tanto rendere accessibile un gioco come Dino Crisis o come Resident Evil, solo che non ho le competenze informatiche al momento per fare ciò. C'ho un'idea di come poterlo rendere accessibile, ma non ho gli strumenti per realizzare questa idea e mi piacerebbe trovare qualcuno che si possa collaborare per realizzare questo progetto. Non so. Tramite la vostra associazione è possibile. Ci sono due problematiche. La prima è la problematica legale dei diritti, nel senso che io non è che posso prendere Resident Evil, modificarlo e ripubblicarlo. A fare qualcosa di parallelo, diciamo. È sulla falsa linea di Resident Evil, chiamandoci. Se sono uscito da Metaslag, perché non è la favore. Se Metaslag è tiro su un emulatore. Qua Metaslag è in 2D. Non era possibile. Comunque in generale. Creare un gioco simile, cioè ricreare, come si dice,
creare un nuovo videogame fatto in secondo la linea di Resident Evil o di altri giochi è una cosa che sicuramente si può fare e sicuramente si può tenere a mente per il futuro. Ma in generale ti consiglio appunto di, tu se lo conosci questo forum, tu cerca, perché là ci sono tanti sviluppatori oltre a noi che fanno queste cose qua. E magari qualcosa che tu mi stai chiedendo è già stato fatto da qualcun altro processo. A me piacerebbe molto anche lavorare sull'altro mio per farti rendere conto di dove è il bersaglio da colpire, dove sono i nemici da sparare, di dove andare a arrivare, di dove mirare. Potrò lavorare molto sui suoni in questo modo. È quello che sto cercando di fare nell'ultimo gioco che sto producendo. E che gioco è? È un gioco di carri armati. È ancora tutto in, in sviluppo. Embrionale. E appunto siamo arrivati a... Già stiamo approcciando. No, molti nostri giochi hanno una acustica spaziale, cioè tutti i giochi che hanno una base di sparatutto, tra virgolette. Esatto. Cioè il primo gioco che ho fatto, Space Encounter, sei su un ambiente tra virgolette 2D, però l'audio è tridimensionale, devi sparare delle navi di terreno contro. Una missione spaziale, sì. Tu le senti arrivare da destra, a sinistra, quindi capisci dove uno si deve spostare. È alto e basso? No, non è ancora così libero. È alto e basso? Il problema dell'alto e il basso, ma anche della profondità, sì. È che è il fatto che non tutti giocano con le stesse cuffie. Certo. Se uno gioca con le cuffie dell'iPhone non capisce niente di dove la direzione. Ma posso immaginare. Dovremmo avere tutti delle Dolby 7.1 incredibili. Sì. E abbiamo detto che sulla qualità... Con le cuffie solo si riesce a rendere il surround, diciamo. Dipende, se sono stereo già si riesce a capire un po' la direzione dei suoni, sempre sul piano. Cioè sempre sul piano, alto e basso con le cuffie, tecnicamente posso immaginare. Sì, con le cuffie Dolby, surround sì, con le cuffie funzionano le cuffie Dolby. Non sono un tecnico audio. No, nel senso che tu con un paio di cuffie ti riesci a rendere l'idea dei suoni se ti stanno davanti, dietro. Vieni simulato normalmente. Sì. Sono delle doppie casse all'interno del mio doppio comunque di strumenti comunque accessori che rendono magari un gioco più interessante appunto per il dispositivo che hanno annunciato appunto Microsoft il controller Xbox invece magari che usare solo tipo le headphones e le lenti e capire solo dal suono dove saranno i nemici eccetera magari attraverso anche quel controller ci saranno diversi strumenti che faranno capire magari in altri modi che hanno ho letto che avranno un approccio tattile esatto sì di coinvolgere i sensi per il videogiocatore e immergerlo in questa avventura. Uno degli approcci di quelli controller mi sembra che avesse anche un sistema tipo degli accessori per la vibrazione e quindi per fare capire in vari casi abbiamo detto che deve essere utile per dare un feedback più diretto a persone che magari hanno difficoltà visive, eccetera. E quindi sì, sicuramente anche il problema di andare a fare l'hardware cioè di produrre l'hardware e di venderlo. Bisognerebbe fare adesso sicuramente appena sarà disponibile sul mercato cercheremo di mettere le mani su questi controller perché conoscendo Microsoft sicuramente questo controller sarà compatibile con Windows 10 e con il tuo computer. Quindi e quindi sarà sicuramente interessante per tutto il discorso di accessibilità. E penso comunque che il sicuro comunque Microsoft spingerà parecchio questo controller o magari che farà la participazione della Microsoft o comunque nuovi sviluppatori entreranno a contatto con questo dispositivo che permetterà comunque a tutti gli altri giocatori di entrare in quella nicchia, utilizzare il controller oppure verrà abbandonata, accantonata da qualche parte, si tornerà magari solo al software e dopo alle cuffie, cioè verrà effettivamente utilizzato, preso in considerazione. Quello che penso io è che verrà preso in considerazione dagli indie, cioè dalle grandi case di videogiochi, sarà un po' accantonata come idea, però Microsoft inizialmente ci vuole spingere, si vede, nel senso che ha anche dedicato uno spazio al prossimo E3. Per questo controller, sicuramente per qualche gioco che farà uscire compatibile con questo controller, non può presentarlo così da solo, e quindi sicuramente già questo è un traguardo. Non ti so dire se effettivamente a lungo termine ci spingerà,
per me, cioè, per la mia idea è che se anche facesse la fine della Cacciaval, cioè del War, che sì, è stato un enorme boom iniziale, poi in realtà in modo tangibile non è andato a cambiarci le nostre vite, non tirando il visore, se anche facesse quell'effetto lì sarebbe un enorme passo avanti, per esempio, fatto che se anche raggiungesse il 0,1% sarebbe una conquista per l'accessibilità generale dei videogiochi. Però sono convinto che le software più giochi ne integreranno sicuramente, anche arrivare a un 5%, un 2% di giochi che integrano questo controller può essere una, cioè vuol dire dare più possibilità ai giocatori su qua. Però comunque Microsoft dovrà cercare di accompagnare gli sviluppatori. Esatto. Quando si approcceranno a questo dispositivo non è che saranno tutti studiati. Quindi... Esatto. Dovrà prendere il perlano e spiegargli come funziona. Esatto. Abbiamo detto, far testare, e soprattutto far testare il proprio prodotto una volta sviluppato, farlo testare direttamente alle persone che hanno al proprio target. E poi farsi conoscere direttamente di persona, sia agli eventi come oggi, che sul web tramite forum e tramite le varie community. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi lascio qualche mio contatto e sono disponibile per domande, anche se è stata molto interattiva la discussione, quindi molto meglio così. Meglio così, ovviamente, sono qui. Sì, ho proiettato, se vuoi se dopo te li faccio. Certo. No? Sì, io cercherò sul sito di Venus.net, se non dovessi trovare quello che cerco, come mi consigli di muovermi? Come posso cercare? Sì, a parte quello che poi stanno i contatti, però non so, ci sono lì sulla domanda di Venus e dei sviluppatori disposti a collaborare. Allora, sulla comunità di Venus.net trovi vari varie stanze del forum. In queste stanze c'è una dedicata agli sviluppatori. Ah, okay. E una di queste stanze è dedicata proprio a sviluppatori che cercano idee. Ah, cioè, ottimo. Quindi tu nel dubbio scrivi lì. Ottimo. Poi magari vieni pescato da qualche sviluppatore e si mette a lavorare con te la tua idea. Grazie, perché come diceva prima, io sono più specializzato sull'hardware, sui dispositivi elettronici accessibili. Sì, sì. Quindi l'informatica sono le basi, quelle per dialogare con l'elettronica. No, l'informatica a livello da sviluppare un videogioco non ho conoscenza al momento. Ti consiglio di scrivere lì. Ok. Ti trovo tutte le risposte. Voi al momento ancora non vi siete mai inventati. Io non sono ancora più complessi in questo senso. E voi per dire sapete come lavorare per essere accessibile, diciamo, per essere attivo, oppure come fare qualcosa a dire altro, per essere accessibile al momento. Sì, se io anche faccio la scaletta, eccetera, eccetera, poi magari testiamo i vari. Il problema è rendere compatibile economicamente, cioè rendere possibile economicamente la cosa, sì. Che noi dobbiamo sviluppare un software che sappiamo si torna per la vita, perché anche un'associazione dobbiamo rendere compatibile, essere, come si dice, sostenibile. E sostenibile, esatto, ma che non è la parola, è una volta lì, anche perché non mi certo, quindi ecco, ogni domani in mente qual è il target, non sapendo. Sapendo se la formazione dettagliata sul target, non è come da entrare in un videogioco, non si sa se c'è una. Se vende, esatto. È una grande domanda. Per cui non stiamo parlando di un videogiochino piccolino, parlando di fare una bella cosa. Sì, sì, ecco, quello che fare, solo che la prossima. Come anche gli strumenti per sviluppare un videogioco. No, ma partire da soli su una vettura così non si riesce. Ti conviene davvero entrare in contatto con sul forum, se non è un gioco a stile, per esempio, un tipo forum a stile Resident Evil, lo trovi, sicuro, sono convinto. E se invece vuoi lanciare la tua idea, prova, scrivi sul forum, poi ci contatti direttamente agli amici, eccetera. Scrivo sul forum, ma di forum di anche la mia, ma un'altra cosa che il discorso dei mini giochi che diciamo prima, che servono a far perdere nessuno, quindi per il minigioco cosa intendi? Una piccola interazione semplificata, tipo il prendere direttamente una serie di pulsanti, perché se no sul gioco
gioco normale corrisponderebbe a fare a proprio comandare il giocatore, cioè sono piccole interazioni che gli permettono di giocare un bonus o un mouse in un gioco. Un bonus o un mouse, si fa di questo.